Ruggeri, possiamo sintetizzare rapidamente il senso di questa stagione al Cucinelli? Certamente, la stagione è intanto un tratto di internazionalità che la contraddistingue da alcuni anni. Ci sono tre presenze molto prestigiose, Jean-Louis Trintignant, Charlotte Rampling e un ritorno molto gradito di Peter Brook, il più grande regista teatrale dal dopoguerra ad oggi a livello internazionale, che fra l'altro torna con uno spettacolo memorabile, il Mahabharata, una rivisitazione in dimensioni più contenute di quello che è stato veramente uno spettacolo che ha sconvolto i teatranti che vi hanno assistito. Ma anche a livello italiano ci sono presenze come Monica Guerritore, come Ottavia Piccolo, due serate di Tony Servillo, il più grande attore italiano che, rivisitando tutti i poeti napoletani, dà un affresco inedito e per certi versi sconvolgente attuale della città di Napoli. Ottavia Piccolo torna con uno spettacolo di Stefano Massini, uno spettacolo fortemente voluto dalla Fondazione Cucinelli della Compagnia di Giovani di San Patrignano, proprio per il legame che il teatro ha sempre avuto con il sociale, uno spettacolo dei fratelli Mancuso e due spettacoli di danza di altissimo livello, di grande spessore, che faranno solamente Solomeo, perché è una stagione di pezzi unici, è una stagione che si rivolge certo al pubblico umbro, ma si rivolge anche ad un pubblico che spazia come minimo sull'Italia centrale, perché è una delle poche stagioni italiane che ha un così grande respiro internazionale. Possiamo dire, direttore, che quindi Cucinelli sta diventando sempre più punto di riferimento, anche nel suo caso per il Teatro Stabile dell'Umbria? Ma non c'è dubbio, tanto perché è il presidente, per cui diciamo, è il punto di riferimento più significativo anche per le istituzioni che da 15 anni l'hanno riconfermato in questo incarico. Ma la stagione di Solomeo, al di là del fatto che Cucinelli ha voluto costruire un teatro, per cui è il segno di una passione che lo coinvolge da tanto tempo, vuole che questo spazio, che è stato riempito per tutta l'estate dalla Compagnia dei Giovani che ha messo in scena l'Ernest di Oscar Wilde con la Compagnia di Giovani Attori dello Stabile, vuole essere un punto di riferimento, come dicevo, non solamente regionale ma nazionale, con una presenza di protagonisti della scena internazionale che è unica nel suo genere.